In nome di Allah, il clemente, misericordioso, pace e benedizioni sul nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, cari fratelli, sta per finire. Ramadan è un mare che in cui ci siamo immersi e mancano pochi giorni alla fine di questo sacro mese, di questo mese dolce, di questo mese che ci riunisce, di questo mese che ci rende tranquilli, di questo mese in cui ci avviciniamo ad Allah subhanahu wa ta'ala. Ci siamo immersi in questo mare che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha regalato una volta all'anno. Alcuni sono riusciti a raccogliere qualcosa e altri magari hanno mancato il loro dovere e non sono riusciti a fare il massimo. Ma ci sono ancora qualche giorno che in cui possiamo fare qualcosa per Allah subhanahu wa ta'ala. E innanzitutto per noi stessi, cari fratelli, di sfruttare i momenti che verranno. E in questo mare, ogni qualvolta che vai in profondità, trovi le perle, e quindi ci sono alcuni, magari immergendosi in questo mare, ci siamo purificati. Abbiamo pulito un po' di peccati che abbiamo. E oggi, inshallah, che è il venerdì, magari sarà Laylatul Qadr, il giorno del destino, il giorno in cui Allah subhanahu wa ta'ala ha rivelato il Corano e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ci ha invitato di cercare questo giorno negli ultimi 10 giorni di Ramadan e in particolare nei giorni dispari di Ramadan. Non sappiamo se già questo giorno è passato oppure sarà oggi, perché verremo inshallah in massa qua a pregare la notte. Magari Allah subhanahu wa ta'ala ci guarda e ci dà il regalo di Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, che Allah subhanahu wa ta'ala la descrive nel Corano, dice è meglio di 1000 mesi. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. In questo giorno in cui Allah subhanahu wa ta'ala fa scendere i suoi angeli, e in questo giorno Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scendere il Corano, cari fratelli, è una giornata, come ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, chi prega Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban, con l'intenzione per Allah subhanahu wa ta'ala e in Allah subhanahu wa ta'ala e con una fede piena in Allah, Allah subhanahu wa ta'ala li cancellerà i peccati precedenti di un anno, cari fratelli. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ci ha detto chi digiuna Ramadan imanan wa ihtisaban, per fede in Allah e intenzionalmente per Allah subhanahu wa ta'ala, Allah li cancellerà i peccati precedenti di un anno, cari fratelli. E chi prega la notte di Ramadan, Allah li cancellerà i suoi peccati. E ci dà in un giorno solo un regalo che comprende tutto il Ramadan, tutte le preghiere che abbiamo fatto di notte di Ramadan in Laylatul Qadr, che è uguale a 1000 mesi, cari fratelli. Dobbiamo concorrere, dobbiamo correre a questa giornata e cercare di guadagnare qualcosa se abbiamo perso in passato e nei giorni precedenti. Allah subhanahu wa ta'ala, cari fratelli, ci ha dato questo mese per renderci migliori, per cambiare la nostra vita. E ci ha dato un altro fatto alla conclusione di questo mese, Zakatul Fitr, che è un obbligo che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ci ha detto che ognuno di noi deve tirare fuori e dare Zakatul Fitr per i poveri. Perché ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: arricchiteli in questo giorno, nel giorno in cui tu vai a festeggiare con la tua famiglia, sei contento,
magari hai da mangiare, ci sono altri dei tuoi fratelli che hanno bisogno di qualcosa come quella che hai a casa tua, caro fratello. È per questo che l'Islam ci ha detto di farlo. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha spiegato la ragione di questa zakah. Ha detto: vi cancella gli sbagli che avete fatto, magari qualche parola che avete sbagliato durante il Ramadan, magari qualche sguardo sbagliato, magari qualche fatto che hai fatto. Con zakatul fitr cerchi di ricostruire il Ramadan, di purificarlo, di eliminare i difetti che hai fatto durante il tuo mese, caro fratello, e nello stesso momento di purificare te stesso e di fare una solidarietà sana, solidarietà data dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam per i poveri. E noi già in moschea, cari fratelli, dall'inizio di Ramadan, visto la crisi economica, abbiamo le liste piene. Abbiamo adesso quasi 3 pagine davanti e dietro, sono piene di persone, famiglie, persone singole che chiedono di avere zakatul fitr. Se ognuno di noi dice che io la tiro fuori a casa mia, non è giusto, come ha detto Sheikh. Bisogna tirarla nel posto dove hai digiunato, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam arricchitili in quel giorno, vuol dire nel posto in cui tu stai, caro fratello. E io vi dico una cosa: magari tutto quello che raccogliamo quest'anno non sarà sufficiente per queste persone, e il giorno della festa magari avranno poco per festeggiare, perché sono in tanti, purtroppo. E Allah subhanahu wa ta'ala ci ha chiesto un altro fatto, un pilastro dell'Islam, az-zakah, che tantissimi hanno dimenticato. Perché wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, amate i soldi in maniera incredibile. Magari si prega, magari si fa il pellegrinaggio, magari facciamo tutti i pilastri dell'Islam, ma la zakah dormiamo. Non la vogliamo fare perché i soldi sono cari. E Allah subhanahu wa ta'ala nel suo sublime Corano cosa ci dice? Khudh min amwalihim sadaqa, prendi dai loro soldi sadaqa, lo zakah, per purificare i suoi soldi e purificare le loro anime, che sono diventate anime attaccate alla materia, ai soldi, presi da strada giusta o sbagliata, presi fregando gli altri, che ci ha reso prepotente, superbi, perché qualcuno ha un soldo in più rispetto agli altri e magari si dimentica Allah subhanahu wa ta'ala e si dimentica un pilastro dell'Islam. E noi dobbiamo farlo, lo zakah la devi fare ognuno quando arriva al nisab, quando arriva il valore materiale con cui tu devi pagare il zakah, che è uguale a 1000 euro. E ci sono diversi modi, gli ulama dicono che devi passare un anno per pagare, ma qui è difficile, perché ognuno di noi, se dici oggi ho guadagnato così e devi aspettare che passa un anno di quei soldi guadagnati oggi, quelli domani lo stesso, quelli dopodomani lo stesso, è difficile. Ma la cosa giusta è possibile, è fattibile. Quando arriva il Ramadan uno vede quanto ha in banca di soldi e dice: io tiro fuori da questi zakah che è 2,5% che Allah ti chiede di dare nella sua via per i poveri, cari fratelli. Oppure uno ogni qualvolta che guadagna qualcosa la tira fuori nel momento, e così va avanti, e Allah subhanahu wa ta'ala aumenta i tuoi soldi quando la fai. E non ci dobbiamo dimenticare di questo pilastro, cari fratelli, è una cosa molto importante. Per ultimo, ma una cosa ancora più importante, noi in questo ultimo venerdì del Ramadan, cari fratelli, non vogliamo dimenticarci dei nostri fratelli in Somalia che stanno morendo dalla fame. C'è gente qua che muore perché mangia troppo, perché si ingrassa troppo. Ci sono tanti, cari fratelli, paesi, e purtroppo musulmani e arabi, in cui l'immondizia è diventata triplicata, duplicata, è diventata 20 volte dai rifiuti, i rifiuti del cibo. E ci sono dei nostri fratelli in Somalia che muoiono dalla fame. Bambini, più di 40.000 muoiono perché non trovano da mangiare, non trovano da bere,
Vogliono mangiare ma non riescono a mangiare. Vogliono bere ma non riescono a bere, perché non lo trovano. E magari c'è una donna con l'hijab che muore e che è magra, e noi mangiamo e li dimentichiamo. Magra col hijab, non ha mollato il suo hijab e sta morendo dalla fame, e i musulmani stanno a guardare. E oggi per questo motivo noi vogliamo raccogliere per loro, almeno così davanti a Allah subhanahu wa ta'ala diciamo che abbiamo fatto una buona cosa all'ultimo venerdì di Ramadan. Non ci siamo dimenticati dei nostri fratelli che stanno morendo. Magari se fosse un paese grande come l'America o altri paesi e succede un disastro, tutti vogliono contribuire, almeno avere il nome del loro paese insieme a questo grande paese. Ma quando la povera gente, quando un paese sperduto, non conosciuto, sta male, nessuno ci pensa, cari fratelli. E oggi è la nostra occasione di dimostrare qualcosa per Allah subhanahu wa ta'ala. Cari fratelli, inshallah, secondo il calcolo che c'è arrivato dal Consiglio del Fatwa Europeo, dell'Unione delle Comunità Islamiche in Europa, il Eid magari sarebbe, inshallah, il martedì, biznillahi ta'ala. Il martedì 30, biznillahi ta'ala. Però lo stesso noi dobbiamo chiamare per confermare, inshallah. Però secondo calcoli precisi, che il Eid potrebbe essere, inshallah, Rabbil Alamin, il martedì 30, noi faremo, inshallah, la preghiera del Eid in via Torricelli 45, vicino al metro. Magari tutti conoscono il metro, nella zona Zai, inshallah, Rabbil Alamin. C'è un nostro fratello che ci ha dato un locale. Chiediamo a Allah subhanahu wa ta'ala che lo benedica, inshallah, e l'aiuta, aumenta la sua ricchezza nel cuore e nella mano, inshallah. Diciamo amin tutti, inshallah, Rabbil Alamin. E un altro fatto, cari fratelli, la preghiera sarà alle ore 8, inshallah, e speriamo che ognuno di voi porta un suo tappeto, inshallah, perché il posto lì non ci sono i tappeti, però ognuno porta il tappeto, altrimenti rischia di pregare sull'asfalto, sulla terra, inshallah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kullu amin wa antum bi khair.